Buona salute a tutti. Dopo un po' ci torniamo a rivedere. Questa sera affrontiamo un argomento, diciamo, che è sulle pagine dei giornali, spesso ormai perché si presenta, diciamo, come una situazione che va affrontata. Parliamo del problema dei diserbanti. I diserbanti sono stati nel tempo, diciamo, un ottimo sussidio per gli agricoltori per avere i campi puliti rispetto a quello che era una volta il lavoro della zappa e tutto quanto, diciamo, tutta la fatica che c'era dietro a questo lavoro qua. I diserbanti sono sostanzialmente nati nel 1958, quando la Bayer ha brevettato l'atrazina. E commercialmente, qui in Friuli, parliamo sempre del Medio Friuli, la nostra zona da dove viviamo, hanno cominciato ad apparire tra il 61 e il 62. In questo periodo qua, ovviamente, hanno creato una situazione, diciamo, di miracolo, no? Si gridava miracolo, perché con 15.000 lire di allora, quello che costava una dose di diserbante per un ettaro, tu avevi il mais perfettamente pulito senza dover diventa armato, andare su, andare giù e fare, lavorare, chiamare gente e sudare. Ovviamente tutto questo è stata una grande comodità, ma ha creato anche una situazione, diciamo, abbastanza pesante. Per chi si ricorda, nell'89, non dico casualmente, ma penso volutamente, al momento stesso dello scadimento dei 25 anni del brevetto dell'atrazina, il sistema, diciamo, di controllo dell'ARPA riconobbe che c'era questo diserbante nelle falde, questa atrazina in valori molto alti e la situazione venne, come si può dire, messa a tacere o messa in sicurezza, come si dice oggi, aumentando di 10 volte il valore ammissibile nell'acqua potabile. Ottimo sistema, diciamo, per nascondersi dietro il dito. Allora, cosa succede? Che subito dopo il nuovo diserbante, che era stato brevettato negli anni 70 dalla Monsanto, che è il famoso glifosato che usiamo oggi, sostituisce l'atrazina e praticamente da allora ha fatto la parte del leone, sia nel fatturato della Monsanto, attualmente della Bayer, ma anche una situazione che ha creato, soprattutto negli Stati Uniti, 5.000 cause circa per evidenti problemi ambientali che ha creato sia l'ambiente che la salute degli uomini. Ora, la domanda è: dobbiamo andare avanti con questo sistema che finirà sostanzialmente per mettere in ginocchio la terra e finire di rovinarci la salute, o ci sono alternative e si può uscire? Bene, da parte mia posso dirvi tranquillamente che le alternative ci sono già, ma il problema è molto semplice. Vendendo diserbanti, tanti ci guadagnano e qualcuno ci rimette. Ci rimette la salute dell'uomo e quella della terra. Ovviamente la scienza dice no, non è così, non è colà, non è così invasivo, quello o quell'altro. La realtà dei fatti è ancora più dura perché è proprio con l'inizio dei diserbanti che ha cominciato il declino della terra. Perché nel momento stesso che noi continuiamo ad inquinare e creiamo delle situazioni che sono inimmaginabili nello strato del terreno, abbiamo un terreno che continua a morire. E questa morte, diciamo così, è una situazione che sta portando alla sterilità e alla condizione, diciamo, di sofferenza dei terreni. Non per niente, in questi ultimi 50 anni noi abbiamo portato il tenore di sostanza organica qui, sempre nel Medio Friuli, dal 4,2 al 4,5%, che era alla fine degli anni 50, primi anni 60, a terreni che ormai sono vicini al limite fisiologico del crollo, della desertificazione, che è attorno all'1%. Ora, o noi siamo in grado di riportare questi valori in alto in modo tale da avere terreni fertili, oppure siamo costretti a subire, veramente subire in maniera catastrofica, il problema, diciamo, del cambio, della mutazione climatica e di tutto quello che avviene dietro. Terreni che non hanno più sostanza organica, hanno la condizione, diciamo, di essere, come si può dire, sostanzialmente morti. E questa morte non potrà che accompagnare anche il processo di degrado, diciamo, e di mancanza di salute nell'uomo. Ora, a questo punto dobbiamo deciderci, o continuiamo a ingrassare un sistema che non ne vuole uscire, oppure troviamo la via della libertà come agricoltori,
attivandosi e arrivando alla conoscenza delle metodologie che ci sono, torno a dirlo, ci sono, io sono 10 anni, 20 ormai che le uso senza problemi, e soprattutto anche cominciando a tirare la giacca agli amministratori locali affinché la politica si svegli. Se la politica non si sveglia, resteremo in un pantano per molto tempo, ma lo dico senza timore o remore, sarà la natura a darci una grande sberla per poterci risvegliare. E dunque o ci svegliamo con la testa, con l'intelligenza o con le botte in testa. Non voglio dirvi di più, ma ognuno ci pensi sopra. Buona salute a tutti. Mandi mandi a Duc, benvenuti a quelle libere, come ogni martes e miarcui, o se ci attiene culi, con due chiacchierate, insieme con me, voi o vin Barbara Bin. Mandi Barbara. Mandi Paolo. Allora, tu hai un'idea che ti sta Balinando. navigando per il chiaf di fa. Tu hai intenzione di creare un'associazione di spettacoli. Sì. No, superiore. Superiore disin di sì. Ecco, Sì. continuo. Allora, a me mi piace semplicemente conoscere le persone. E ho scoperto che dal nostro territorio sono veramente tantissimi talenti che mi piacerebbero rendere visibili. Visto che io sin di piccinina mi sono sempre appassionata di musica, di danza e tutto, ho avuto il piacere di conoscere in questo periodo dalle persone che unint l'intento di tutto, disin che non spesare fa in modo che tutto questo potesse essere mostrato, no? Quindi conduce che sono dai professionisti, da voi che comunque cooperando tutti insieme, crea una collaborazione che non sporta il fin comune, tutti lì. E tu ti sei associato con Int, tu stai associati insieme con Int da Venite, no? Sì, infatti la mia associazione si appoggerà in territorio veneto, ma io chiacchiere furlana anche là, le puoi fuori di me perché io sono fiera di essere furlana e quindi io chiacchiere furlana ovunque, quindi in tutta Italia sa anche io i cir di Tabaia Italia, ma ben forse in Prialco in furlana e quindi così. Quindi dalla prossima settimana saremo operativi in territorio Dunque, a veneto. volte si va si cerca di personaggi che o si parte o loro si fa in vivo, Sì. altri si già sentiscono, già l'hai, se capo ed in fa, Esatto. e vai si cerca di creare dei spettacoli con loro, Esatto. per i placis, per i poesi, poi importanti, capo di essere un territorio, dal Nestri Sì. Furlan. E tu avevi intenzione di fare un spettacolo dove i team non sono stati buoni, senza chi dal fuori di Bean, no? Sì. Che ha un bel spazio, partante in, no? Sì. E la tua idea era di fare una specie di Woodstock. Sì, allora, disin che io gli adori sei figlia dei fiori, proprio io di piccinina sono cresciuta con Pan Salam e Salle Possibile, Queen, Duce Cassoni, Groups, proprio i mitici Rolling Stones, Beatles, per dopo passanti a tutti i cantanti italiani, quindi disin che la musica è sempre stata tra i miei quadri, tra i miei sangue. E quindi ci vino pensato ben di fa, unendo l'intento di tutto, creando le collaborazioni, a si può veramente rimettere insieme un spettacolo vero e proprio. Perciò Woodstock, prima perché l'idea dal film era nata un po' sperduta in America, che quando hanno promosso l'evento in forma gratuita ha attirato tantissime in. E sentio di Bean, infatti io mi chiami Barbara Bean e di Saduccio che sono di Bean, e già lì insomma ne canzone, e avevo pensato di portare risvolto e valore al lavoro e all'operatività che hanno fatto tutti i nostri salpins di ripristino di tutti i paesi per creare proprio un mini Woodstock Furlan a Bean, perché io sono di Bean, no? E quindi così l'idea era nata così e invece dopo si sta espandendo un momentino di poi per via di collaborazione con tanti proloco, enti, collaborazioni, tante persone che comunque aiutano talenze a portare profit alla luce, luce che è la musica e Cioè, l'arte. ti in Pociperaulis ti occorre un po' di duci tipi di persone Sì. che fanno spettacoli, dai Sì. comics a chi recitano, i solisti, i cantanti, i musicisti, Sì. Sì. cioè, tutto quel genere di spettacoli, ma mi pare che fanno in circolo.
Sì. che è in Celasquelle, a Cotroip, Circense. Addirittura. Sì. Ecco. E dunque lavori in Ence bene, sono dei miei personaggi, no? Sì. Dunque tu sei stato comunque, tu aschi un personaggio di poter fare un vustok, Io che dal sapevo vustok che benissimo. viene in Ence che è di là da là, che, Ben, no? il cammin d'uccio, cammin d'uccio, sin chi par spettaus d'uccio, quindi quanti voleis, noi spettin. È un gran spettacolo, altrimenti non sareste male. Già pensate che sarei stupenda. Magari se tornassi in Pink Floyd, magari potessi fare queste richieste e non saresti più contento, vero? Ma Pink Floyd potrei vedere che è in Friuli, perché Benissimo. E vende i musicisti, un lavoro importante, si vende i registi, un lavoro importante. Sì. E che conosco, cominciano a essere scuiarsi, che di San Vito, di Gorizia. E dunque, vin dalla Int che veramente ha Certo. fatto al che da me che can paura di mostrarsi. Ecco, io invece che ste porre non l'hai, perché comunque disin che di piccinino mi chiamavi Lucifero e quindi mi disavi sempre che non avevi paura di noi, infatti abbiamo, mi conosci in duccio così. E quindi, visto che Lucifero porta la luce, porti un po' di luce su tutto questo, no? Ecco, insomma, se so è possibile, sì. Attual di Disi. Allora, l'unica roba che mi piacerebbe dire è che proprio sul Tilimental è stato fatto un special stupendo che ha le flume più storiche e più biel, quindi porta visibilità anche lì a essere sono robe bellissime, Paolo. Questo sì, tutto qua. Se che Russi. lei che a 3D lei scrive che arriva ingegneri dalla Russia, ma anche dall'America, di Boston, anche dal Canada. Sì. Ah, ecco. E dunque ero qui a visitare questo flume, che è molto naturale, e questa collaborazione dal 2004, che lo stanno sempre monitorando. Ah, E ecco. alle Biel, per me, è uno dei poesi più bei che vedi in Friuli. Sì, è uno E in spettacolo. c'è De Gregori, ha dedicato un LP, in che volte, cultilmente. Ah, ecco. Parduccio di artista, voling comunque sei contattato per poter cooperare in duccio che sarà una pianificazione di events, perché il primo sarà un festival, ma da lì in poi si svilupperà tutta una serie di events presenti sul territorio. E quindi se volesse contattarci per poter avere una possibilità di cooperazione tutti insieme, noi siamo qui a vostra disposizione. Grazie della disponibilità. Allora, il mio indirizzo mail è barbarabin34 chiocciolagmail.com. Il mio recapito invece di telefono è 348 7657 018. Barbara, io ti ringrazio di essere Sono io venuta, che ringrazio tutti. e i saluti ai nostri ascoltatori con la solita frase Furlan, Svevelait Furlan. Mandi a Duc! Mandi!